Arabi, Paola Drera per Arabian Horse Magazine e Sanni Sassudelli. Dietro le quinte, la commissione disciplinare, il dottor Davide Bona, Barbara Raso e Gabriele Gallo. Anika, l'organizzatrice dell'evento, con il team, in particolare il dottor Giampaolo Teobaldelli e Alberto Manerba. Vediamo gli stalloni della categoria numero 10, 4, 5 e 6 anni.
Signori, categoria 10, stalloni 4, 5, 6 anni. Chiedo la cortesia alle persone che sono nei pre-ring, essendo una categoria stalloni anche abbastanza numerosa, di lasciare lo spazio solo agli addetti ai lavori di accomodarsi sulle tribune. Vi ringrazio per questa cortesia di lasciare libero il pre-ring e in modo che ci siano solo gli addetti ai lavori. Adesso rientreranno tutti gli stalloni nel pre-ring, quindi per favore accomodatevi sulle tribune.
Eccoci con il primo punteggio della categoria 10, stalloni di 4, 5, 6 anni. Si tratta di Baif by Baida, il numero 76, che nasce da Fadi Al-Shakabe Baida, proprietario e allevatore Margherita Cracchiolo. Nell'ordine i giudizi di Lowe, Aragno, Bakker, Den Hartog. Tipo unanime 19, testa e collo unanime 19, dorsarmonia unanime 18, arti 16, 15 e mezzo, 16, 15 e mezzo, movimento 18, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo, per un totale di 360 punti, 90.13 la media, scusate, 360.5 il totale. Ecco il punteggio del numero 77, Michelangelo Regalis, che nasce da S.A. Faez Simbad e Nashira Baichawi N.A., Re Pietro l'allevatore, Regalis Arabians il proprietario. Tipicità, unanime 19,5, testa e collo 19,5, 20, 19,5, 19. Dorsa armonia 18 e mezzo, 18, 17 e mezzo, 18. Arti 15 e mezzo, 15, 15, 15. Movimento 18 e mezzo, 19, 19, 19. 364 punti, 91 di media.
Ecco il numero 78, Amani Moniscione, che nasce da J. Mardane al Maltiglio, azienda agricola Buzzi l'allevatore, proprietario Valentina Piccioli. 19 e mezzo in tipo. Testa e collo, 19 e mezzo. Dorso e armonia, 18 e mezzo, 18, 18, 17 e mezzo. Arti, 15, 15, 15 e mezzo, 14 e mezzo. Movimento, 19, 19 e mezzo, 19, 18 e mezzo. Abbiamo un totale di 362 punti e una media di 90.5. Ecco il punteggio del numero 79, Tresor Enzino. È un figlio di Wadi al-Shakabe, Etiopia e la Ziz. Donza Domenico l'allevatore, Alessia Donza la proprietaria. 18 e mezzo, 19, 19, 18 e mezzo il tipo. Testa e collo, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18. Dorsa armonia, 18, 18, 17 e mezzo, 18. Arti, 16, 15 e mezzo, 15 e mezzo, 15 e mezzo. E un movimento, 18 e mezzo, 19, 19, 18. Abbiamo 357 punti totali, una media di 89.25.
Abbiamo il punteggio del numero 80, Picasso di Mar, figlio di Cavalli, SG Vendetta, società agricola 3 stelle, proprietario e allevatore. Tipicità, unanime, 19,5. Testa e collo, 19,5. 20, 20, 19,5. Dorso armonia, 18, 18, 18,5, 18. Arti, 15,5, 15,5, 16, 15,5. Movimento, 19,5, 19, 19,5, 19. Abbiamo 369 punti per Picasso di Mar con 92,25 di media. Abbiamo il punteggio di Piccadilly, il numero 81. Nasce da Iman Monicione e Shakira Baikir, proprietario Scalvini Maria Angela, Amadio Sparapan l'allevatore. Tipicità, 19,5, 19,5, 19,5, 19. Testa e collo, 19, 19,5, 19, 18,5. Dorsa armonia, 18, 18, 17,5, 17,5. Arti, 15,5, 16, 15, 14,5. Movimento, 19,5, 19, 19,5, 18,5. Abbiamo un totale di 362 punti con 90,5 di media. This program is offered by
Ecco il punteggio di Vivaldi, Regalis, il numero 82, nato da RFI Faride Natis Regalis, Re Pietro, Regalis Arabians, proprietari allevatori. Tipo 19, 19 e mezzo, 19 e mezzo, 19 e mezzo. Testa e collo 19, 19 e mezzo, 19 e mezzo, 19. Dorso armonia 17 e mezzo, 18, 17 e mezzo, 18. Arti 15, 14 e mezzo, 15 e mezzo, 15 e mezzo. Movimento 19, 19 e mezzo, 19, 19. Abbiamo 362.5 con 90 e 63 di media. Allora, abbiamo la classifica per la categoria numero 10, stalloni di 4, 5, 6 anni. Vince questa categoria con 369 punti il numero 80, Picasso di Marra. In seconda posizione abbiamo il numero 77, Michelangelo Regalis, con 364 punti. Terza posizione per Vivaldi Regalis con 362 punti e mezzo. In quarta posizione numero 81 Piccadilly, 362 punti, un punteggio più alto in movimento gli determina la quarta posizione. In quinta posizione Amani Monicione, il numero 78. Invitiamo alla premiazione di questa categoria l'allevamento Chasin Stud. Partiamo dal quinto classificato, la consegna della coccarda che va da Mani Monicione, da Jay Mardane al Maltiglio, Piccioli Valentina, la proprietaria di Amani Monicione, allevato dall'azienda agricola Buzzi Giancarlo. Quarta posizione per Piccadilly, un figlio di Ayman Monicione e Shakira Baikir, Amadio Sparapan l'allevatore, Angela Scalvini Maria la proprietaria. Stalloni di 4, 5 e 6 anni, categoria numero 10 in premiazione. Passiamo alle prime tre posizioni che danno la qualifica per il campionato di oggi pomeriggio. In terza posizione Vivaldi Regalis, il numero 82, RFI Farid per Natis Regalis, il suo pedigree, Re Pietro dell'allevamento Regalis Arabians, proprietario e allevatore. Seconda posizione, Michelangelo Regalis, abbiamo ancora la famiglia di Re Pietro con l'allevamento Regalis Arabians in premiazione, questo qui, questo cavallo nasce da S.A. Faez Simbad e Nashira by Shawina, Michelangelo Regalis. Il vincitore è Picasso di Mar, che nasce da Cavalli ed SG Vendetta, proprietario allevatore della società agricola Tre Stelle di Culin Cristina. Ecau Breeders Fund, anche per la categoria stalloni, i primi tre classificati riceveranno cada uno 200 euro dalla Ecau, vi ricordiamo.
lo ricordiamo a tutti i vincitori di categoria, di inviare alla segreteria il proprio codice IBAN indicando il nome del cavallo vincitore ed in quale categoria. La mail dovrà essere poi da noi trasmessa alla ECAO, che vi pagherà direttamente il premio. Si chiama ECAO Breeders Fund, trovate in seconda di copertina del catalogo la pubblicità. Sono diversi anni che l'Associazione Europea del Cavallo Arabo aiuta l'allevamento nei vari paesi, quindi abbinato al campionato nazionale di ogni paese c'è questo fondo che va a premiare i primi tre cavalli di categoria. Lo stesso fondo sarà anche sul campionato europeo, che vi ricordo essere organizzato fra 3 settimane in Fiera Cavalli Verona, 13-14 novembre, e le iscrizioni sono già aperte sul sito www.arabianessence.tv. L'Eco Breeders Fund sul campionato europeo è di 500 euro.